Buongiorno a tutti amici interisti, bentornati al mio canale e benvenuti in questo super nuovo video pagellone Inter 1 Atletico Madrid 0. Prima di iniziare come sempre un ringraziamento va a tutti voi che vi state iscrivendo al canale, siete in tantissimi, mi state rendendo davvero felice, grazie di cuore, continuate a farlo, Road to 400, iniziamo subito, non c'è tempo da perdere. Sommer 6, ragazzi 6 perché non fa praticamente nulla, non para mai, non è mai decisivo, è un 6 più politico che altro, però è lì dove serve quando arrivano quei pochi pericoli dell'Atletico Madrid e lui è lì in zona pronto a intervenire, non è intervenuto ma era lì pronto per farlo. 6 politico per Sommer, ennesimo clean sheet stagionale. Andiamo a Pavar, 6,5 ragazzi, lo dico subito, 6,5 per Pavar perché tiene Lino molto bene, che è il più pericoloso di tutto l'Atletico Madrid, e poi le scorribande continue in attacco, cerca di proporsi, cerca di essere decisivo anche in fase offensiva, soprattutto nel primo tempo, quando Darmian, che dal suo lato non riesce mai ad essere decisivo e incisivo in fase offensiva, è lui che dà un po' la marcia in più e si spinge un po' più avanti. Difende bene, attacca anche abbastanza bene. 6,5 pieno. Andiamo a De Vrij, secondo me il migliore della retroguardia dell'Inter. Benissimo, non fa toccare palloni a Llorente, non fa toccare palloni a Griezmann, ma soprattutto riesce anche ad essere propositivo in fase offensiva. Nel primo tempo, esattamente al 18esimo, si lancia in contropiede quasi come fosse una punta, cerca poi purtroppo di servire Thuram nel momento sbagliato, lì un attaccante, un trequartista con un piede un po' più delicato avrebbe sicuramente trovato il filtrante giusto per Thuram e l'avrebbe messo a tu per tu col portiere, ma peccato davvero. Poi nel secondo tempo fa un intervento meraviglioso su Llorente in recupero, dove non solo non permette agli Llorente di tirare in porta, ma si prende anche una rimessa dal fondo e nemmeno calcio d'angolo per il rimpallo fortunato che rimbalza su Llorente. 7 pieno per Stefan De Vrij, che sta sostituendo benissimo Acerbi infortunato. Andiamo a Bastoni, che anche lui come Pavard difende molto bene, ma soprattutto riparte. Anche le sue ripartenze sono importantissime per il gioco corale dell'Inter, per creare pericoli alla retroguardia avversaria, soprattutto quando nel primo tempo è molto molto chiusa. E lì chiaramente fa il suo come sempre, qualche bel cross, però certo non è la miglior partita di Bastoni, nemmeno comunque una partita sufficiente, un 6,5 anche per lui. Andiamo a Darmian, come dico ormai sempre, chi mi segue lo sa, lui sulla fascia destra è più bravo nella fase difensiva che in quella offensiva, si propone poco, quando c'è Darmian sulla destra siamo monofascia, siamo prevedibili perché giochiamo sempre solo a sinistra, e questo purtroppo è un limite di questa Inter. Quando è entrato Dumfries nel secondo tempo, cambiata totalmente la partita, perché si attacca su due fasce e lì i difensori, la squadra avversaria non sa dove andare e come prendere le misure. Ma Darmian si vende un 5,5 perché, ripeto, troppo poco, mi aspetto qualcosa in più da lui. Avrei potuto dare il 6, politico più che altro, ma no, perché la fase offensiva da esterno di centrocampo è importante tanto quanto quella difensiva, quindi 5,5 a Darmian. Barella invece il migliore del centrocampo, senza ombra di dubbio, ovunque, impressionante, ovunque c'era Barella. Poi non è stato importantissimo in chissà quale situazione, non ha creato chissà quale pericolo, se non qualche bel cross messo in mezzo dalla tre quarti, un paio ricordo in tutta la partita, molto buoni, ma è tanto stata più la quantità che la qualità di ieri di Barella. Ma quanta quantità, quanto Barella in ogni dove, a recuperare palloni a destra, a sinistra, in area avversaria, in area nostra, niente, un motorino incredibile. 7 pieno per Barella. Andiamo a Çalhanoğlu, che si prende il 6-, ragazzi, 6- per Çalhanoğlu perché la regia non è stata delle migliori, molto impreciso, ha sbagliato tanti passaggi, poi si fa perdonare in qualche altra situazione, buoni recuperi, ma non riesco a dargli la sufficienza pienissima. 6- per Çalhanoğlu perché da quelli bravi io mi aspetto sempre di più, voi lo sapete. Andiamo a Mkhitaryan, che secondo me è stata una delle peggiori partite di questa stagione di Mkhitaryan, comunque non alla sua altezza, tanti errori, forse troppi passaggi sbagliati, e lì ci mette in difficoltà, soprattutto nel primo tempo qualche ripartenza l'abbiamo subita per colpa sua, ma
Non si, diciamo, non va nel secondo tempo, non va a migliorare questa sua prestazione, non si riscatta assolutamente nel secondo tempo. Infatti esce per Frattesi, poi Frattesi fa molto meglio di lui in quel poco tempo che gioca. Comunque Mkhitaryan si prende il 5,5 come per Darmian. Andiamo a Di Marco, al quale do 6 più per un cross che fa per Arnautovic, meraviglioso al bacio, poi Arnautovic arriva un po' in corsa, un po' lungo, in scivolata e spaccata, non trova la porta, ma lì era veramente un cross al bacio. Detto questo, non il miglior Di Marco della stagione, non ha avuto chissà quanti palloni per poter decidere la partita come altre volte, e anche sul suo lato si è giocato poco, nel senso come fase di regia, tra virgolette, perché lui gestisce molti palloni di solito sulla sinistra, invece si è giocato molto di più a destra e quindi ha avuto meno modo di incidere. Comunque il 6 più se lo porta a casa. Andiamo a Lautaro Martinez, 6 meno, perché? Meno perché? Si mangia un gol, secondo me, clamoroso. Non, anzi, due in realtà. Uno nel primo tempo, clamoroso, servito da Thuram, che aveva fatto un'azione strepitosa, aveva rubato un pallone, l'aveva intercettato. Si fa 30 metri, 40 metri di corsa, palla al piede, mette in mezzo un pallone che deve essere solo spinto in rete con una bella bordata. Invece, cicca un po' il tiro, colpisce male, viene anche di via di rango Lautaro. E poi nel secondo tempo, quando ha l'occasione vera per fare gol, ne ha due, una di testa, servito se non sbaglio da Barella, e un'altra, e lì poi è bravo anche Oblak che para, è anche un po' sfortunato lui che impatta forse troppo bene il pallone, e quindi invece di angolarla mira centralmente per la fortuna di Oblak, ma poi quando arriva il momento al 79esimo per il gol di Arnautovic, è lui che fa l'azione, è lui che arriva fino davanti alla porta e lì deve segnare. Lautaro non può non fare questo gol. Siamo stati solo fortunati che poi la palla con il rimpallo arriva ad Arnautovic, Arnautovic segna, ma lì un attaccante no, come Lautaro Martinez non può non segnare. Quindi 6 meno per questo. Andiamo a Thuram, 6 e mezzo, pienissimo. Anche 7 meno, direi anche 7 meno per un primo tempo strepitoso di Marcus Thuram. Ovunque correva, dava fastidio nelle ripartenze, molto fastidio alla retroguardia avversaria, e quello che ha messo in pericolo l'Atletico Madrid nel primo tempo. Poi si infortuna proprio per fare uno di questi famosi scatti che portano all'azione di Lautaro Martinez, al tiro di cui parlavo prima, strozzato il gol mangiato da Lautaro nel primo tempo. Si infortuna, forse una contrattura, speriamo non nulla di più grave. E poi entra Arnautovic nel secondo tempo, proprio al 46esimo. 6 e mezzo per Thuram. Andiamo ai subentranti. Dumfries entra e spacca la partita. Non fa assist, non fa niente di particolare, non entra nel tabellino dei marcatori, ma salta sempre l'uomo, si propone, va sul fondo, mette palloni in mezzo, si prende calci d'angolo, si guadagna qualche calcio di punizione. Quello che deve fare un esterno a tutta fascia: difendere sì, perché ha anche difeso, ma attaccare, creare pericoli alla retroguardia avversaria, cosa che Dumfries ha fatto. 6 e mezzo. Andiamo a Frattesi, che secondo me entra molto bene, molto grintoso, molto vivo, così li voglio i subentranti, i panchinari che entrano in campo e si devono dannare l'anima, devono fare rimpiangere all'allenatore di averli fatti restare in panchina fino a quel momento e per le partite precedenti. E lui è riuscito, si è preso anche un'ammonizione di voglia, di grinta, per non far ripartire un contropiede avversario, ci stava tutta. Ma sempre molto, diciamo, dentro il gioco, e partecipa anche lui con il passaggio Lautaro Martinez all'azione che porta poi il gol dell'1-0. 6 e mezzo per Frattesi, 6 e mezzo anche per Carlos Augusto, perché parte da una sua rimessa laterale l'azione che porta al gol di Arnautovic. E poi tanta tanta quantità, soprattutto in fase difensiva, un bellissimo recupero. Non ricordo su chi, se su Griezmann, non ricordo chi, ma ottimo ingresso anche di Carlos Augusto. Andiamo a Sanchez, che si rende il senza voto perché gioca veramente pochissimo, non posso dare un voto a Sanchez, ma Arnautovic si prende il 7 pieno perché sì, si mangia un gol clamoroso prima, ma poi fa il gol che sblocca la partita, che ci permette di vincerla e ci permette di andare a Madrid con un risultato importante alle spalle. Quindi
comunque mi fa il gol, comunque mi decide la partita, il 7 pieno glielo do senza ombra di dubbio. Ultimo ma non per ultimo, il nostro Simone Inzaghi, detto John Wick. Da oggi lo chiamerò John Wick perché non so, un po' l'abbigliamento, un po' il look me lo ricorda, me l'ha ricordato, mi ha fatto ridere un amico mio che mi ha fatto notare questa somiglianza, e in suo onore lo chiamerò da oggi John Wick Simone Inzaghi. Ragazzi, io dico Inzaghi, do 7 perché la partita è stata interpretata nel migliore dei modi. L'Inter ha creato non so quante occasioni da gol, purtroppo abbiamo concretizzato troppo poco per le occasioni create, ma il 7 è pieno, il 7 se lo merita tutto, nella speranza chiaramente che poi al ritorno con l'Atletico, appunto lì a Madrid, possiamo ripetere le stesse gesta, possiamo ripetere la stessa partita e possiamo passare il turno meritatamente, come meritata è stata questa vittoria. Ragazzi, un'altra vittoria, un altro clean sheet, grandissima Inter, un momento d'oro. Dispiace davvero tanto per l'infortunio, questa contrattura, speriamo nulla di più grave per Thuram, che sicuramente salterà in Lecce e molto probabilmente anche la partita seguente per precauzione, perché conosco ormai i metodi di Inzaghi, come fa la gestione degli infortunati, e questa, e va bene così, abbiamo un po' di margine sulla seconda in classifica, soprattutto in campionato. È giusto che si faccia anche in questo momento un po' di turnover, soprattutto perché domenica siamo con Lecce, non è una super big, ci sta un po' di turnover anche dopo una partita di Champions. Ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per essere stati qui con me, grazie ancora, forza Inter sempre, e a tutte le cucche che ci hanno sperato fino all'ultimo, ma l'hanno presa ancora una volta in quel posto. FC Internazionale in questo momento regna.